Stefano, allora, miglior debutto non si poteva immaginare, primi 3 punti, ottima prestazione per Perugia, e bene così. Sì, è stata una bella partita, insomma, eravamo un po' emozionati perché comunque a tornare a giocare davanti a tanto pubblico che ha risposto veramente molto bene, insomma, ho visto un sacco di gente e quindi è stato bello. Come dicevo prima, un po' l'emozione iniziale. E siamo stati bravi nel finale del primo set, soprattutto con l'ingresso di Oleg che ha trovato quei due punti diretti in battuta, e portare a casa quel set lì è stato molto importante. Dopo di quello ci siamo sciolti un po' e secondo me abbiamo giocato sicuramente meglio il secondo e il terzo. Sì, nel terzo soprattutto la chiave è stato un po' il muro, tra l'altro tantissimi tuoi personali, soprattutto a Svarke, dove all'inizio un po' faticavamo a contenerlo, abbiamo preso sempre di più le misure. Hai detto bene te, servizio nei primi 2 set e il muro soprattutto nel terzo, dove Cisterna tra l'altro era rientrata anche bene in partita. Sì, sapevamo che Cisterna lavorava molto bene con l'opposto Schwarz e Steven Marr, e quindi erano un po' i loro punti di riferimento, erano quelli che dovevamo più contenere. Effettivamente nel primo set Schwarz ha giocato molto bene, facevamo fatica a tenerlo, poi ci siamo migliorati alla distanza. Siamo andati meglio, dai, siamo contenti. Per la prima volta giochi in questo palazzetto con questa maglia, che emozione è stata per te vedere questo muro bianco cantare finalmente per la tua parte? È stato super emozionante, ho giocato qui da avversario tutta la carriera praticamente, quindi venire qui e indossare questa maglia, un'emozione unica. Devo dire la verità, ho fatto fatica a dormire questa notte, anche a 36 anni l'emozione si sentiva, insomma, sono molto contento. E grazie.